pesciotto. Una toccata adesso. Una. Amici Italian Fishing TV, in questo tutorial vi farò vedere come legare due o tre ami in linea per determinati tipi di pesca. Ad esempio, due o tre ami in linea si legano per la pesca alle orate e con i granchi, un pesce insidiato tutto l'anno da noi pescatori sportivi, sia da riva sia dalla barca. I due o tre ami si legano anche per pescarci con la sardina priva della testa o col tocco centrale. E tre ami in linea si utilizzano anche per pescare col pezzo di pane tipo a galla cefali. Ecco, il sistema che andiamo a utilizzare per posizionare i tre ami legati sullo stesso tratto di filo è il nodo cavallini, che voi potete trovare già su tutorial da me fatto. Quindi non sto a spiegare il nodo, ma vi faccio vedere l'esecuzione dei tre ami posti in linea sul solito segmento di filo. Vedete? Si colloca destro davanti, sinistro, si posiziona il primo amo sempre con la pancia in alto, si esegue il nodo cavallini, ora per praticità lo eseguo a 4-5 spire. Il primo amo è legato. Successivamente si possono legare veramente anche molto ravvicinati. La distanza la determiniamo noi. Vedete, io colloco veramente a un centimetro dalla legatura del primo amo il secondo amo e eseguo l'altro nodo cavallini. Tiro il segmento, stringo. E questi sono due ami legati in linea. Posso legarcene 3, 4, 5 a seconda. Diciamo che 3 è più che sufficiente, 2, 3, sia per innescare granchi, la sardina, pezzi di pane, calamari. È un sistema molto valido di legare tre ami in linea anche per una sorta di traina con le strisce di calamaro o con la zampa di polpo. Vedete, questi sono i tre ami legati in linea con nodo cavallini. Ora io per praticità sto utilizzando un nylon dello 0,50 di colore scuro e tre ami scuri. Tra l'altro questi sono i nuovissimi ami tubertini che ho fatto realizzare personalmente e sono per me quanto di meglio ci possa essere per insidiare le orate, sia di media sia di grossa taglia. Ami giapponesi con una punta è un materiale veramente particolare, perché quando si ha a che fare con le orate, l'attrezzatura, il primo accessorio che è a contatto con questo pesce, l'amo, riveste un ruolo veramente importante, perché l'orata ha un apparato boccale molto molto particolare, ossia pieno di placche, pieno di ossi e quindi difficili da penetrare da parte dell'amo. Quindi l'amo da utilizzare occorre che sia veramente di primissima qualità con delle caratteristiche uniche, come il 54TS.